Tutto è nato da una semplice chiacchierata con la professoressa Ermelinda Buono. Parlavamo del periodo e di tutto quello che stava succedendo, al che abbiamo deciso di iniziare a cucire queste mascherine. C'è stata molta richiesta in questi giorni e per fortuna abbiamo avuto l'appoggio di molti compaesani. C'è chi mi ha fornito delle lenzuola, chi ha pensato di acquistarmi dell'elastico, gli aghi per cucire e tutto quello che serviva per confezionare le mascherine. Per quanto riguarda questo, volevo fare un grazie, dire un grazie infinito a Teresa Lapio che mi ha aiutato a tagliare le mascherine, a Anna Maria Iacobelli che ci ha dato il suo appoggio economico, a Enza Borgia, Daniela Di Ponziano che con le loro mercerie si sono messe a disposizione per fornirci il materiale, e tutti davvero i compaesani, i nostri compaesani, perché gente veramente di cuore. E che mi ha aiutato e che ci sta aiutando a tutti per portare avanti questo progetto. Un'ultima cosa volevo dire: tutto quello che verrà ricavato per le mascherine, la mascherina non ha un costo, è solo ad offerta. Tutto quello che riusciremo a raccogliere verrà devoluto agli ospedali riuniti di Foggia. La mascherina è completamente sterilizzabile. Io vi ringrazio infinitamente tutta la gente del mio paese e restiamo uniti, solo così potremo uscire fuori da questo brutto, brutto periodo. La mascherina completata viene indossata in questo modo e si alzano i due lembi. Un ringraziamento speciale lo volevo fare anche alla Protezione Civile di Troia e alla famiglia Vitale. Grazie mille a tutti.